Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano bellissimo dei Fugees che è Killing Me Softly. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 8 accordi. Tranquilli perché è molto semplice e parte con un accordo che è il Mi minore, quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si. Ve li dico tutti in modo che poi possiate suonarla. Poi il La minore, andiamo più giù a prenderlo, questo è il Do dove ci sono i due tasti neri. La, Do, Mi. Poi avremo Re, Fa diesis, La, che forma il Re maggiore. Poi ci sarà il Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re. Ok, poi si ripete il Mi minore, poi vedrete. Poi ancora La, però questa volta anziché La minore, il La è maggiore, quindi La, Do diesis, Mi. Poi avremo ancora il Re maggiore che abbiamo avuto. Do maggiore, Do mi sol. Poi ancora il Sol ed infine abbiamo Fa maggiore, quindi Fa, La, Do e come ultimo accordo Mi, Sol diesis, Si, il Mi che prima era minore adesso è maggiore. Ok, la canzone fa così. Inizia la strofa, inizierà con il La minore, gli accordi sono sempre gli stessi, cambia un po' la sequenza e fa così. I heard it sang a good song. Vedete qua solo sulla fine della strofa c'è questo Si maggiore che è un accordo nuovo, questo è il Do, Si, Re diesis, Fa diesis e Si maggiore che troveremo solo alla fine delle strofe e poi la canzone si ripete sempre allo stesso modo. C'è anche una parte strumentale dove gli accordi però restano gli stessi. Vi faccio vedere qual è il giro. Parte con il Mi minore. Riprende con il Mi minore. Eccetera. Poi la canzone è sempre uguale dall'inizio alla fine. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio in descrizione, come sempre, due link su come imparare gli accordi al pianoforte, il link su dove trovare il testo con gli accordi ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se volete accompagnarvi anche con la mano sinistra, c'è un link in descrizione, quindi vedete come poter farlo. Ciao ciao!